Buonasera. Buonasera a Paolo Di Paolo. Siamo questa sera riuniti intorno alla figura di Piero Gobetti, su cui Paolo Di Paolo a suo tempo scrisse un romanzo e di cui ha oggi raccolto per l'editore Garzanti una scelta di testi che ha voluto intitolare Resistere al fascismo. Io faccio una parentesi, questa sera ci dovrebbe essere con noi il direttore del Centro Gobetti Pietro Politto con Marca Vicari, ma ragioni di salute impediscono loro di essere qui e mi hanno chiesto di portare i loro saluti. Questo libro esce, poi dirà Paolo Di Paolo, esce anche, al di là dell'attualità perenne di Piero Gobetti, che giustificherebbe l'apparizione di un libro, direi, in qualsiasi momento, esce anche in occasione di un anniversario, ogni tanto siamo legati agli anniversari, no? Per ricordare questa e quella figura, e l'anniversario è 1923-2023, il 100 anni fa nasceva in marzo la casa editrice di Piero Gobetti. Un centinaio di titoli oltre, forse 114 se ricordo bene, che tra l'altro vengono via via ripubblicati dalle edizioni di storia e letteratura con delle prefazioni, con delle nuove letture. Piero Gobetti quindi fonda nel 23 la casa editrice, ha una vita pubblica breve e così intensa. Questa breve esistenza, che è poi il titolo del carteggio con la moglie, con Ada Prospero, tra i 18 e i 25 anni neanche, perché neanche 25enne, muore esule a Parigi nel febbraio del 1926. E nell'arco di questi anni lascia delle orme indelebili attraverso le sue tre riviste, attraverso i suoi articoli, attraverso la casa editrice, che è naturalmente la casa che annuncia le Einaudi, il testimone di Gobetti che viene raccolto da Leone Ginzburg. Ecco, dico in brevemente, poi ritorno e lascio la parola a Paolo Di Paolo. Io credo che la riflessione intorno a questo libro debba essere concentrata sul titolo, e non a caso gli articoli qui raccolti sono articoli in sintonia col titolo, cioè Resistere al fascismo. E Piero Gobetti, che è notoriamente il protoavversario di Mussolini e del mussolinismo, innanzitutto si distingue per la sua definizione del fascismo, che è una definizione nuova, è la definizione radicale, l'interpretazione radicale del fascismo come autobiografia della nazione, cioè il fascismo corollario di tare secolari di questo paese. Gobetti è convinto che l'Italia sia monca di una coscienza moderna perché non ha avuto la riforma e la rivoluzione francese, ma ha avuto la controriforma e ha avuto un risorgimento che è una conquista regia e non è un moto di popolo. Ed è un'interpretazione che si differenzia da quella di uno dei suoi maestri, che è Benedetto Croce, l'interpretazione crociana del fascismo come malattia morale di un corpo sostanzialmente sano, quindi una malattia alla fine lieve, e si distingue dall'interpretazione marxista del fascismo come prodotto estremo della lotta di classe. Quindi il fascismo. E poi il verbo resistere. Come resistere al fascismo? E la lezione di Gobetti è innanzitutto, se non esclusivamente, una lezione culturale. Al fascismo si resiste ricordando, come diceva, che la nostra è una generazione di storici
E lo storico quindi è tenuto a capire perché l'Italia è fatta così. Perché l'Italia è così. E direi che la forza della definizione del fascismo data da Gobetti sta nel fatto che l'autobiografia della nazione è una formula che vale non solo per quella determinata stagione del nostro paese, cioè il ventennio, ma vale per tutte le stagioni, perché ogni stagione è il corollario di queste tare. Ecco, certo, il fascismo di allora non è il fascismo degli anni eventualmente successivi, ma laddove, quando dico, uso questa parola fascismo, penso ad una definizione superiore del fascismo, in questo senso che vale per ogni epoca, che è quella che dà un collaboratore di Piero Gobetti, Natalino Sapegno, quando definisce l'antifascismo come l'inimicizia verso l'altra Italia. E l'altra Italia è un dato costante. A proposito di centenari, siamo stati l'anno scorso nel centenario di Beppe Fenoglio, nel partigiano Johnny. A un certo punto l'ufficiale fascista che sta per lasciare Alba, mentre viene occupata dai partigiani, chiede a Johnny e ai suoi compagni: ma una volta che avrete vinto, che cosa farete dell'Italia? Dice: faremo un'altra Italia. E l'altra Italia è un'espressione che usa già Gobetti nei suoi articoli, tra l'altro negli articoli che sono stati qui raccolti da Paolo Di Paolo. Ecco, io direi questo a mo' di introduzione, dandoti la parola subito. Grazie, sono molto contento di essere qua al Circolo e poi in particolare di parlare della possibilità che abbiamo di dialogare intorno a Piero Gobetti sulla base di questo volume, di cui adesso diciamo ancora qualcosa, ma in generale con Bruno Quaranta, che voglio ringraziare immediatamente, perché lui stesso si è occupato a lungo di Gobetti e devo dire che negli anni diciamo non solo è intervenuto tante volte su questa figura, sui giornali con cui ha collaborato, ma anche ha prodotto un piccolo libro molto intenso che si chiama Le nevi di Gobetti, che è tutto giocato su un aspetto. Non si sente bene questo microfono? Cioè? Sì, quindi non so, c'è qualcuno che può aggiustare l'audio? Voi sentite più o meno? Io provo a parlare più di così, cioè posso alzare un po' la voce però. Ecco, quindi dicevo che la cosa affascinante di questo libro che si chiama Le nevi di Gobetti è che è tutto giocato, o almeno gran parte giocato, sulla suggestione anche dolorosa del finale di partita, cioè del momento in cui Gobetti lascia Torino per arrivare a Parigi e, come forse molti di voi sanno, morire poi praticamente a 15 giorni dall'arrivo in quella città. Allora, è chiaro che parlare di Gobetti non può essere limitato al discorso sul fascismo, per quanto questa piccola raccolta che esce da Garzanti, tra l'altro a un prezzo veramente ipercommerciale, perché è una collana di Garzanti di piccolissimi libri, piccoli grandi libri infatti si chiama, che raccoglie testi spuri oppure insomma antologici o magari anche laterali di grandi figure, non solo della letteratura ma anche della storia politica o della storia del pensiero. E fa parte, lo dicevamo con Bruno Quaranta prima di cominciare, anche di un risveglio gobettiano, mi verrebbe da definirlo così, perché al centenario della nascita di Piero Gobetti, cioè appunto nel 2001, c'era stata una sorta, se volete, anche di spinta all'appropriazione, più o meno debita, da parte di una classe politica che aveva in Berlusconi, nello specifico poi allora in Gaetano Quagliariello, diciamo, i suoi esponenti, che ahimè devo dire, questo naturalmente è discutibile, però vi dico come la vedo io, si erano un po' appropriati del liberalismo gobettiano, no? Come se fosse un caposaldo di un liberalismo interpretato da quella classe politica allora al governo, e addirittura nella tomba, nella lapide del Père Lachaise a Parigi era stata apposta una targa che fu molto discussa. Il problema è che dopo quell'appuntamento Gobetti, non dico che sia entrato in un cono d'ombra, ma diciamo, certo, non c'è stata una centralità della figura nel dibattito di quegli anni. Credo che qualcosa si sia risvegliato davvero, per ragioni anche un po' misteriose, nell'ultimo decennio.
con un'attenzione maggiore da parte di sigle editoriali come quelle che citavi, Edizioni di Storia e Letteratura, alla riedizione di molti testi, perché quello che immagino sappiate è che Einaudi è tra gli editori principali dell'opera gobettiana, l'epistolario ancora di là da venire nella sua completezza, quindi c'è anche questo da dire, è un cantiere ancora aperto, perché noi abbiamo un epistolario curato da Ersilia Alessandrone Perona 1918-22, e c'è un volume solo unico 1923 che deve ancora uscire, e poi Gobetti muore all'inizio del 26, quindi c'è un altro segmento ancora, tra l'altro molto cospicuo da un punto di vista di lettere, perché dopo Il delitto Matteotti in particolare, Gobetti naturalmente viene assediato dalla corrispondenza, tant'è vero che, come ho potuto notare addirittura toccando con mano i materiali che sono qui a Torino nel centro Gobetti di via Fabro, sono tantissime le lettere inevase, cioè c'è una quantità di corrispondenza a cui lui non riesce a star dietro evidentemente. No, questo per dirvi che c'è Einaudi come editore, non dico principale, ma insomma maggiore per certi versi, che ha pubblicato negli anni anche quel bellissimo epistolario che vi consiglio di leggere se non l'avete letto, che è l'epistolario con Ada Gobetti, figura altrettanto interessante di quella di Piero, tanto più perché Ada Gobetti ha una seconda e una terza vita, mentre Piero, non vorrei ricordare cose ovvie, ma è morto che non aveva compiuto 25 anni, Ada gli sopravvive evidentemente e poi ha una sua stagione di partigiana a cui concorre anche, diciamo, un po' il figlio Paolo, che era nato praticamente poco prima che suo padre morisse, e poi Ada diventa addirittura vice sindaco di questa città ed è una delle persone più incredibilmente impegnate in un fermento di pedagogismo nuovo, anche nell'alleanza con Gianni Rodari, di questo può parlare bene Goffredo Fofi, che è stato a quella scuola. Però per dirvi che tutto il mondo gobettiano, diciamo, è più largo effettivamente dell'esistenza, e diceva un giornalista del Corriere Torino che mi aveva intervistato ieri, che anche solo se voi prendete a campione due grandi libri del secondo Novecento italiano, Una giovinezza inventata di Lalla Romano e Lessico familiare di Natalia Ginzburg, si respira letteralmente la Torino gobettiana come una sorta di eredità che non è solo intellettuale ma è anche emotiva, che si comunica nei gesti, negli slanci e soprattutto nel collante profondissimo che tiene insieme figure molto diverse però nel corso degli anni. Carlo Levi è una di queste. Uno degli episodi più affascinanti è l'incontro che Carlo Levi racconta di aver avuto con Gobetti, fa parte un po' anche della leggenda, se volete, no? Di questo giovane Carlo, poco più piccolo di Piero, che ha sentito talmente tanto parlare a Torino di Piero Gobetti che vuole conoscerlo e chiede un appuntamento e si trova davanti un ragazzo come lui che gli apre la porta e dice sono Piero Gobetti, no? E Levi racconta lo sconcerto di vedersi davanti un ventenne e non crederci quasi che potesse avere 20 anni. Dice qualcosa come: ho capito di aver perso la mia giovinezza avendo visto in faccia quel ragazzino smilzo e riccioluto con gli occhiali con la montatura tonda d'oro dorata che aveva già dialogato con personaggi come Croce, per l'appunto, con Salvemini, con Gramsci, che aveva fondato riviste, che aveva aperto appunto una casa editrice o che stava per aprire una casa editrice, insomma, in sostanza questo incredibile attivismo tutto condensato in un'età comunque molto giovane, anche se i parametri anagrafici erano un po' diversi in quegli anni, però insomma tutto tra i 17 e i 24 anni si gioca la sua attività pubblica. Ecco, in questo senso voglio dire che c'è un Gobetti dopo Gobetti, e questo è altrettanto interessante, cioè come questa eredità morale, questo esempio, continua attraverso i gesti e le scelte che poi definiscono anche la spina dorsale della resistenza, quella che chiameremo tale, diciamo così. Qua questo libro si chiama Resistere al fascismo, ma c'è una resistenza effettiva, una resistenza storica, che è quella più tarda, che però ha una matrice gobettiana per certi versi. Adesso, senza aprire il dibattito sull'eredità gobettiana nel Partito d'Azione, che sarebbe non questa la sede per farlo, però ecco per dirvi che è veramente un arcipelago in cui si sommano esperienze anche molto diverse. Torno su un punto e poi ti rilancio la palla. La cosa che comunque colpisce ancora oggi, benché, come vi dicevo, negli ultimi anni tante case editrici diverse, anche Aras Edizioni, stanno riproponendo in varie forme gli stessi testi, perché è chiaro che quello è il corpus e quindi di volta in volta magari viene riaggregato a seconda di parole chiave. Per esempio, in un'antologia che avevo fatto io per Feltrinelli, credo ancora reperibile, qualche anno fa, avevo privilegiato, lo dico solo per inciso, il Gobetti non politico, che è un Gobetti affascinantissimo e credo poco esplorato, devo dire, Bruno,
perché Gobetti che studia l'arte, per esempio, Gobetti che studia i pittori del Seicento, i pittori inglesi del Seicento, è un Gobetti affascinante anche stilisticamente e linguisticamente. Anzi, ha delle aperture rispetto alla prosa così, non dico plumbea, ma insomma così rigorosa, così rigida per certi versi della scrittura politica, e lì diventa quasi elegiaco, diventa lirico, al punto che si può connettere il suo lavoro di scrittore d'arte alla sua mancata carriera di scrittore di narrativa, perché c'è anche un Gobetti negato in qualche modo, che è il Gobetti che avrebbe voluto scrivere un romanzo. A proposito di questo, dice molto una frase che lui a un certo punto si lascia sfuggire quasi in una confessione diaristica, e dice: io non scrivo un romanzo perché vorrei che fosse subito un capolavoro. E allora si nega anche questa possibilità, questo compimento di una possibilità, perché sente in una sorta di slancio quasi titanico, superomistico, che deve arrivare alla perfezione immediatamente. Ma anche le tessere spurie che rimandano a questa attività narrativa o paraletteraria sono affascinantissime. E c'è un Gobetti, questo magari è più noto, critico teatrale, altrettanto interessante, se n'era occupato a lungo, credo, Guido Davico Bonino, no? E a Torino, in questa città, in teatri che per fortuna sono ancora esistenti e attivi, il Carignano, per esempio, Gobetti era uno spettatore fervente che vedeva gli spettacoli e li stroncava anche molto facilmente, tanto che si era sparsa la voce di questo giovane stroncatore seriale che metteva anche in una certa ansia gli attori sulla scena. L'unica per cui fa un'eccezione assoluta è Eleonora Duse, della quale scrive, intorno alla quale scrive un pezzo quasi annichilito dalla potenza e dal carisma del personaggio di Eleonora Duse, ma per il resto è anche uno molto combattivo, litigioso, stizzoso. Ecco, quindi capite che se uno dovesse, infatti Bruno diceva prima che cominciassimo, manca ancora la biografia, effettivamente non c'è a oggi una biografia fatta con strumenti contemporanei di Gobetti, ed è paradossale perché è una vita breve ma così intensa e così stratificata, che dire qual è Gobetti, no, rispetto al Gobetti politico che è il più noto, ma anche al Gobetti letterato, al Gobetti, vi aggiungo questo perché vale la pena aggiungerlo proprio per sentire questo eccesso, il Gobetti traduttore dal russo. Gobetti è un autodidatta che impara il russo per tradurlo e si mette a tradurre racconti di Gogol, racconti di scrittori russi che insieme a Ada pubblica poi sulle sue riviste. Cioè, capite quanto è vasta questa attività? Però stasera non dico che ci fermiamo solo all'aspetto politico, ma necessariamente questo libro raggruma gli interventi sul fascismo, neanche incipiente, è un fascismo ancora molto ambiguo e sfuggente, perché è il fascismo delle cosiddette origini, ed è incredibile non solo che lui nel 23 riesca a formulare quella frase che tu hai evocato, sulla quale potremmo stare molte ore se ci pensate, perché se io dico l'autobiografia della nazione, come ricordava Bruno 40 prima, sto parlando di tare secolari senza dubbio, di un risorgimento che lui definiva senza eroi, che gli sembrava il grande incompiuto della storia recente, della storia dei padri, della storia dei nonni sostanzialmente rispetto alla sua generazione. Quindi era un critico anche molto aspro del risorgimento italiano, come rivoluzione mancata per l'appunto. Però dico che l'autobiografia della nazione, se lo proiettiamo anche un po' incongruamente, forzatamente sul futuro, ci rivela qualcosa della quale non ci siamo liberati mai. C'è una certa inclinazione verso forme di populismo più o meno teatrali, una certa deresponsabilizzazione del cittadino singolo a favore di una collettività in cui le responsabilità stingono perché non sono di nessuno, una certa inclinazione al servilismo, che pure potrebbe essere una tara psicologica, non dico genetica evidentemente, ma che comunque ha un peso nel modo di comportarsi di una popolazione. E poi una chiave in cui legge il primo Mussolini, la chiave del padre padrone, diciamo così, del risolutore di problemi, che però ha una componente clownesca in qualche modo, teatrale, per certi versi quasi ridicola, ma quel ridicolo che noi cogliamo oggi a distanza di 80 anni e più, è un ridicolo che Gobetti coglie all'inizio, che vede nei modi e nei toni di Mussolini, quando in realtà il consenso cresceva. Allora questo tipo di dialettica politica si gioca su una capacità, devo essere, non sono uno storico e non voglio nemmeno appropriarmi indebitamente di patenti che non ho, però devo assolutamente confermare una lettura dominante di un Gobetti che non voglio chiamare profeta, perché mi sembra che la profezia poi sia un dono un po' scivoloso e ambiguo,
è quello che attribuiamo di solito dopo un massacro, dopo un sacrificio. Se ci pensate, Pasolini viene chiamato profeta, ma guarda caso non ha fatto una fine proprio gloriosa, no? E Gobetti allo stesso modo, quindi diventa un po' un alibi collettivo riconoscere la profezia laddove altri non coglievano dei segni che invece era possibile cogliere, vista la lucidità di un ragazzino, poco più che un ragazzino. Ecco, questo ragazzino coglie nel fascismo della prima ora non solo l'autobiografia della nazione, probabilmente proiettabile anche sul futuro, per quanto lui non ne fosse del tutto cosciente e giustamente non cosciente, ma coglie anche una sorta di infragilimento sistemico, mi verrebbe da dire, non solo della classe politica, ma della fiducia nella politica come possibilità. C'è una frase che io trovo assolutamente definitiva, che Gobetti pronuncia a un certo punto e che è un invito ai suoi lettori: restare politici nel tramonto della politica. Allora, non solo mi direi a me stesso, a noi stessi, che è validissima nel momento in cui si vive la tentazione di una sfiducia, di un disincanto così radicale da negare addirittura che la politica possa essere la soluzione, ma la politica è sempre la soluzione, dice Gobetti, la politica intesa come dialettica fra le parti, come possibilità di essere intransigenti verso una parte nemica, per l'appunto, a cui si manifesta inimicizia e ostilità, ma che è tenuta a confrontarsi con l'opposizione. Quindi lui crede ancora in questa possibilità, a quell'altezza dei primi anni venti, che si possa opporsi al fascismo con intransigenza. E in questo senso l'intransigenza passa, aggiungo solo due elementi ancora, per un attivismo culturale, che è una forma di militanza che per Gobetti è essenzialmente politica, nel momento in cui si riconosce che l'intellettuale, laddove salda politica e cultura, è uno che agita le idee, che muove le idee. Questa è un'espressione molto gobettiana, muovere le idee. Nel momento in cui tu muovi le idee, getti in qualche misura nell'agone politico degli antidoti a rischio, per l'appunto, che ci sia un pensiero unico, che quel pensiero unico non sia torvo e minaccioso come pure si presenta in molte circostanze. E in questo senso l'appello a restare politici è davvero prodigioso, perché è come se lui dicesse, semplifico, una classe politica che adesso per rozzamente definisco giolittiana, ha perso credito, ha perso dignità. Lui è feroce naturalmente nei confronti di quella classe politica dei padri che forse non hanno nemmeno potuto fare, sono riusciti a fare un bilancio sensato della catastrofe della guerra in cui il paese è entrato e naturalmente con quella sorta di titanismo si è gettato, diciamo così, no? Come se fosse la grande occasione che la storia ti faceva passare davanti agli occhi. Lì vale la pena effettivamente rileggersi anche un Gobetti, non dico militarista, ma abnegato alla causa, almeno all'inizio, in un ideale naturalmente di servizio alla patria che comunque evidentemente aveva respirato nell'aria, tant'è vero che rimprovera al povero Natalino Sapegno, sono delle lettere anche strazianti per certi versi, che il povero Sapegno gli dice: io non posso fare il servizio militare perché non c'ho mio padre, devo stare in famiglia, sono l'uomo di casa, come sarebbe detto una volta, no? E lui lo pungola e gli dice: no, perché tu devi andare, devi servire, no? E Gobetti, che in realtà era stato esentato per ragioni fisiche, vuole comunque arruolarsi volontario, no? Che è comunque assurdo, perché non c'ha l'età evidentemente per la Grande Guerra, ma per fare un servizio militare, anche se ne sarebbe in qualche misura esente. Questo per dirvi che c'è quella componente, no? Ed è una componente anche evidentemente culturale. Ma appena oltre questa dimensione imputa alla classe politica che ha portato il paese in guerra di non aver saputo fare i conti con l'eredità della guerra, e in questo senso lì si accorge che c'è una possibilità di ricostruzione di uno spazio politico che dovrebbe essere uno spazio anche, oggi diremmo, non l'avrebbe detto con queste parole, di ricambio generazionale. Cioè una delle colpe di questi padri della patria è che non lasciano il posto a nuove figure, a linfe nuove, ecco, si sarebbe espresso così. E qua volevo appunto dirvi che il pezzo secondo me più bello e commovente di questo intero libretto, anche questo era un testo difficilmente reperibile fino a qualche anno fa, poi io l'avevo ripreso nell'antologia Feltrinelli e poi Edizione di Storia e Letteratura l'ha ripubblicato in anastatica sostanzialmente, si chiama Matteotti e io lo riproduco per intero. Allora, secondo me è una delle cose più belle che lui abbia mai scritto, e la scrive nel 24 a ridosso dell'uccisione di Matteotti, appena oltre. È quello che oggi chiameremmo in editoria un instant book, che genera una certa eco tra l'altro, e anzi rende la sua posizione rispetto al regime sempre più problematica,
anche questo magari abbastanza noto, ma a un certo punto Mussolini firma di suo pugno un telegramma al prefetto di Torino che recita così: rendere la vita impossibile a questo insulso oppositore del fascismo. Da quel momento la vita di Piero oggettivamente diventa molto complicata e il pamphlet su Matteotti sicuramente non lo aiuta, evidentemente. Ma che cos'è che colpisce nel pamphlet su Matteotti, di cui l'anno prossimo ricorreranno per l'appunto i 100 anni dalla morte? Che lui legge non solo nel delitto Matteotti quello che avremmo letto tutti, ma a distanza forse almeno di un anno, cioè o poco meno, quando Mussolini in qualche misura rivendica, questo è proprio manuale di storia, diciamo da liceo, rivendica la responsabilità morale, ma non è quello il punto. Il punto è che lui riesce a leggere ben prima che Mussolini prenda posizione e parola sul delitto Matteotti quanto la strategia giocata sull'uso politico della violenza stia irrigidendo appunto una situazione che già forse più democratica del tutto non è. Se fosse solo questo, uno dice, beh, insomma, legge correttamente uno dei più angoscianti omicidi politici della storia del nostro paese. Ma non fa questo. Lui fa un ritratto morale di Matteotti e in qualche modo lì senti lo scrittore, perché ve ne voglio leggere solo pochissime righe, quando racconta un Matteotti politico giovane, alternativo rispetto alla classe politica del passato, un socialista intransigente che va per paesi e province a parlare con la gente, ad ascoltare, no? Insiste molto su questo aspetto dell'ascolto, di uno che era però allergico, così dice Gobetti, alle sagre, intese come spazi, diciamo, di folklore in cui attecchisce anche il germe di un patriottismo assolutamente corrivo e pericoloso, no? E nel momento in cui Matteotti è descritto da Gobetti come l'intransigente, tu cogli in filigrana una sorta di modello, no? Che diventa decisivo per lui. Bastonato, scrive nel 24, sputacchiato, non aggiunge sillaba, ostinato nella resistenza. Lo spingono a viva forza in un camion, sparando in alto tengono lontani i proletari accorsi in suo aiuto. I carabinieri rimanevano chiusi in caserma, lo portano in giro per la campagna con la rivoltella spianata e tenendogli il ginocchio sul petto, sempre minacciando di morte se non promette di ritirarsi dalla vita politica. Visto inutile ogni sforzo, finalmente si decidono a buttarlo dal camion nella via. Matteotti percorre a piedi 10 chilometri e rientra a mezzanotte a Rovigo, dove lo attendevano alla sede della deputazione provinciale. Ecco, questa dimensione delle violenze che lui definisce innominabili è giocata su un aspetto di intransigenza e di rigore che lo fa essere agli occhi di Gobetti il volontario della morte, cioè uno che non accetta il ricatto della violenza. E guardate che questo dà non solo una componente romanzesca a ciò che racconta, perché veramente mi ha fatto pensare tante volte a quel libro bellissimo di Giacomo De Benedetti che si chiama 16 ottobre 43. È una specie di cronaca di quella razzia nel ghetto ebraico di Roma, appunto il 16 ottobre del 43, una specie di cronaca neutra in cui i fatti vengono messi in sequenza con un ritmo forte, assolutamente cadenzato, no? E che ti dà un senso d'angoscia crescente. Però questo, per finire, e davvero chiudo, c'è in Gobetti, che scrive di Matteotti, un inseguimento di un modello morale, che è per lui l'unico modello praticabile, cioè quello in sostanza che reagisce alla violenza di un regime nascente con la forza della cultura e dei gesti, con la forza di un'alleanza che passa soprattutto dal movimento di idee. E in questo senso, quando va a Parigi in autoesilio, perché come sapete lascia Torino appunto avendo una moglie e un figlio nato da pochissimo, una delle cose che riesce a scrivere da Parigi è una lettera a Parigi, in cui praticamente si immagina, esagero ma neanche troppo, una sorta di Erasmus ante litteram, cioè una sorta di collegamento tra universitari di diversi paesi europei che possono allearsi per rispondere con la cultura ai totalitarismi che comunque stanno attecchendo in Europa. Guardate che è impressionante, cioè c'è qualcosa in lui, la necessità della saldatura tra politica e cultura, che è veramente straordinaria, e straordinaria soprattutto perché a scrivere queste cose è un 22enne, un 23enne, un 24enne, ecco. Però per dirvi che quindi questo resistere al fascismo non è soltanto una dimensione fisica, è una dimensione morale, ed è una dimensione morale che probabilmente è più facile riconoscere quando il fascismo manifesta il suo volto più truce,
ovvero quando vediamo gli eroi della resistenza in atto e in armi, è un po' più difficile riconoscere, non dico che sia impossibile, ma è un po' più difficile riconoscere quando il regime si fa vedere minaccioso solo in certe circostanze, in certi frangenti, agisce molto più specificamente su alcune figure e le neutralizza, e Gobetti invece chiama la popolazione, chiama la cittadinanza raccolta proprio sulla base della sua esperienza di intellettuale e di agitatore attraverso le riviste dell'opinione pubblica. Ecco, io credo che questo piccolo compendio dà la misura, perché sono tutti pezzi usciti sulla Rivoluzione Liberale, grosso modo, di come attraverso un giornale tu riesci a resistere. Quando glielo chiudono, non a caso, lui fonda il Baretti, che è una rivista letteraria, e nel primo editoriale dice ai lettori: adesso, da questo momento, dovete leggere tra le righe. Però capite che c'è una coerenza estrema, quasi inderogabile e granitica, che è affascinante e nello stesso tempo ti mette anche in una condizione quasi di prostrata ammirazione. Sì, io riprendo le sollecitazioni di Paolo proprio dal Baretti, perché nel primo editoriale Gobetti lascia il suo testamento: salvare la dignità prima che la genialità. Questo, con questo conclude il suo editoriale intitolato Illuminismo, che riconduce a quello che è il suo secolo, il secolo, il Settecento. Gobetti si laurea su Vittorio Alfieri con Gioele Solari. Vittorio Alfieri è l'eroe della libertà, ed è uno dei tre conti di Piero Gobetti. L'altro è sicuramente Cavour, perché lui contesta il Risorgimento, ma dato a Cavour del capolavoro che ha fatto. Cioè, il Risorgimento è il soliloquio, ecco, il soliloquio di Cavour. E certo, politica e cultura, che tra l'altro non a caso è il titolo di un libro di un cittadino fedelissimo a Gobetti come Norberto Bobbio. Cioè, la politica o ha una giustificazione culturale o non è. E certamente la lezione che col tempo di Gobetti si impone è la lezione morale. La formula rivoluzione liberale è una formula che è molto difficile da definire. Sicuramente, lo dice anche Bobbio, Gobetti non ci lascia un programma politico, ma una lezione morale sì. E io questa lezione morale la ritrovo riassunta splendidamente nelle parole di Eugenio Montale, quando dice: ci ostiniamo a cercare nella parte più profonda di noi, ecco, questo uomo. E non a caso Montale sente profondamente la differenza da Gobetti, perché, a proposito di casa editrice, questa casa editrice che nasce nel 23, nel 24, quando pubblica un libro del meridionalista Tommaso Fiore, inaugura in copertina la divisa, il motto greco: che ho a che fare io con gli schiavi. Tra l'altro, Tommaso Fiore è colui a cui Gobetti annuncia che il fascismo non durerà poco, ecco. E Eugenio Montale cerca, per gli ossi di seppia, di non far comparire sulla copertina il motto greco, e in una lettera a Gobetti confessa drammaticamente, queste sono le sue parole, di essere più strame che guerrigliero. Ecco, questo mi è sempre molto colpito, soprattutto con riferimento ad un libro che, letto in un certo modo, è un libro che sicuramente onora la raccomandazione di Piero Gobetti: salvare la dignità prima che la genialità, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, insomma, ecco, questo. C'è un'affermazione, tra le altre, di Gobetti, che è contenuta in uno degli articoli qui compresi, che io considero drammatica. E quando Piero Gobetti dice che Mussolini non è niente di nuovo, è questa l'affermazione drammatica. E non è niente di nuovo in un'Italia, ecco qui lui si confessa, si considera
un alfiere del protestantesimo, dove dice: il protestantesimo in Italia deve battersi contro l'economia parassitaria e l'unanimità piccolo borghese. Questi sono tratti perpetui, no? D'altra parte, Luigi Salvatorelli, che è un collaboratore di Gobetti, che è un collaboratore critico di Gobetti, perché tutti i gobettiani o sono gobettiani critici o non sono gobettiani, cioè non c'è il gobettiano che fa suo il verbo di Gobetti in toto. Non è neanche soprattutto Ada Gobetti. Ada Gobetti lo chiama l'angelo iniquo, no? Ecco, perché lui ha una personalità tale che gioco forza, lo diceva Paolo con riferimento a Carlo Gobetti, tende a sovrapporsi agli altri, figuriamoci la sua compagna, la quale però si distingue per un'identità ben precisa. Ebbene, dicevo, Luigi Salvatorelli, che pubblica da Gobetti Nazionalfascismo, a proposito di piccola borghesia, individua nella piccola borghesia l'elemento direttivo del fascismo. La piccola borghesia, che fino all'età giolittiana merita quello che sarà poi uno splendido elogio di Arturo Carlo Jemolo, nella Grande Guerra incontra quella che Croce chiama la sua fornace, e i suoi valori escono dalla Grande Guerra praticamente distrutti. Ecco, sopravvivono certo in certe elite, ma la piccola borghesia, questa è l'analisi esatta di Salvatorelli, si confermerà come l'elemento appunto direttivo del fascismo. Certo, un filone da esplorare non è solo quello politico. Quello politico, tra le mille cose che si possono dire, e la dico riferendomi alla citazione di Ada Gobetti, che è vice sindaco di Torino dopo la guerra, dopo la liberazione, come rappresentante del Partito d'Azione. Ecco, Gobetti non lascia un'eredità partitica, non c'è un partito gobettiano, ma se c'è un partito così poco partito, che è un partito di intellettuali, che si può definire gobettiano, questo partito sicuramente è il partito d'Azione. Ecco, dicevo, Gobetti oltre la politica. Questa sera abbiamo ricordato che si celebra il centenario della casa editrice. Gobetti è considerato l'editore ideale. Il frammento di romanzo citato da Paolo è compreso in questo volume, in questo volumetto, l'editore ideale, che Franco Antonicelli, un gobettiano tra i gobettiani di prima fila, pubblica a sua cura nel 1966 per Scheiwiller, e che a cura di Pietro Polito e di Marta Vicoli è riuscito adesso per le edizioni Aras. Ecco, quindi il romanzo è poi un libro in cui c'è una pagina splendida dal punto di vista letterario, è il commiato di Piero Gobetti, che sulla botte di vetro traballante nella neve, sulla cittadina, cioè su questa vettura di piazza trainata da un cavallo, raggiunge la stazione di Porta Nuova. Bisognerebbe anche riflettere sulla sensibilità letteraria di Piero Gobetti, che Arrigo Caiumi in qualche modo gli nega, parla di una sordità di Gobetti nei confronti della letteratura, ed è un'affermazione che potrebbe avere anche qualche fondamento, ma altra invece è, direi, la forza letteraria della lingua di Piero Gobetti, che è una lingua straordinaria. Poi l'arte, sempre a proposito di centenari, il 1923 è l'anno in cui Piero Gobetti dà alle stampe la prima monografia critica di Felice Casorati. Ecco, e Felice Casorati, che per lui è il pittore di perfetta classicità e che raggiunge il vertice nello studio, l'opera che poi sarà distrutta nell'incendio di Monaco, e Casorati nel 1961, quando nasce il centro studi Piero Gobetti nella casa che fu di Piero di Ada in via Fabro 6,
offre questo ritratto che tutti conosciamo, appunto, di Piero Gobetti. E Casorati è colui che definirà Gobetti l'angelo con la spada di fuoco, non per distruggere, ecco, ma per segnare le cose. E l'elemento angelico è un elemento che ritorna nella descrizione di Gobetti da parte di quanti lo conobbero. Per esempio, Paolo Vitafinzi, che sarà uno dei grandi nostri diplomatici, lo definisce il cherubino giansenista. Bisognerà riflettere sulla componente giansenistica di Piero Gobetti, che direi che è strettissima. L'arcangelo della rivoluzione liberale è appunto l'angelo iniquo di cui parla Ada. Certo, vi è ancora molto da fare su Piero Gobetti. Certo, manca tutt'oggi la biografia e sembra quasi incredibile, no? Ma a me piace pensare romanticamente che la biografia non ci sia perché Gobetti in qualche modo è ancora vivo. Quando a un mese dalla scomparsa viene commemorato nella casa di Via Fabbro 6, Augusto Monti, il professore del Zeglio, di figure quali Mila, quali Bobbio, quali Pavese, disse mi ricordo di fronte a Gobetti il nomoteta di Sparta che partendo raccomandò di nulla mutare della Costituzione che aveva scritto, no? E quindi c'è, come dire, in qualche modo, in questo romanticamente lo affermo, c'è in qualche modo l'attesa di un ritorno di Piero Gobetti, che direi che è un elemento messianico, certo, ma la figura di Gobetti fonda anche laicamente una attesa messianica. Eh sì, per certi versi questo irraggiare anche un po' romanzescamente fuori dallo stretto perimetro della storiografia o della storia politica, poi determina per l'appunto anche misteriose soluzioni narrative. Diciamo, che cosa voglio dire? Che Manlio Cancogni, per esempio, molti anni fa scrisse un romanzo che si chiamava La gioventù, forse, qualcosa del genere. O la meglio gioventù, forse. Non so se c'era meglio, ma insomma, comunque sicuramente c'era la gioventù. E raccontava anche lui con grande fascinazione quei giorni in cui il fermento intellettuale era fortissimo in casa Gobetti, intesa come casa dei genitori in via 20 Settembre, e poi naturalmente nella casa di via Fabbro, dove però in fondo ha sostato poco. Questo per dire che c'è effettivamente, se non c'è la biografia, però ci sono delle stille biografiche che circolano. Da un certo punto di vista, io stesso, quando una decina d'anni fa ho scritto quel romanzo che tu evocavi, che si chiama Mandami tanta vita, ho provato a fare un lavoro strano, perché effettivamente mi rendo conto che sia anche un po' arbitrario prendere un personaggio reale, anche se i romanzieri se ne appropriano spesso i personaggi reali, e farne un personaggio di finzione. Però quello che mi stava a cuore, ancora più che fare, cosa che effettivamente non ho fatto, una biografia romanzata di Gobetti, vedi, anche lì c'è stato come un rifuggire dalla biografia, e mi sono concentrato solo sugli ultimi 15 giorni della sua vita, no? Naturalmente poi facendo vedere qualcosa del prima. Ma devo dire che la cosa più decisiva per la scrittura di quel romanzo, per riprendere alcune delle suggestioni che forniva Bruno, è stato il materiale trovato in via Fabbro di corrispondenza, per l'appunto, in evasa. Cioè, io credo di aver cominciato a pensare alla possibilità di scrivere un romanzo anche su Gobetti quando ho visto queste lettere piene di speranza e di fiducia nei suoi confronti, a cui oggettivamente non riusciva più a rispondere. Ne trovo una scritta su un foglio quadrettato di un ragazzo della sua stessa età, che probabilmente suppone che invece l'interlocutore sia molto più vecchio, come spesso accadeva. Non c'era certo Wikipedia per controllare quanti anni avesse un interlocutore di cui avevi sentito a lungo parlare, e gli manda una lettera dicendo: io ho 20 anni, che sono abbastanza per aver fatto qualcosa di significativo, forse non sono ancora, però insomma al momento del bilancio, no? Sembrava quasi doversi scusare di aver fatto poco. Mi piacerebbe collaborare alle sue riviste con pezzi di critica teatrale, con testi di teatro. E a questo povero
giovane che gli si rivolgeva, Gobetti pare non abbia potuto rispondere, no? Quando ho letto quella lettera, che mi ha fatto anche una grande tenerezza, ho pensato che sarebbe stato bello immaginarsi una situazione, che poi è stata quella centrale nel romanzo, in cui un giovane coetaneo di Gobetti lo guardasse con un misto di ammirazione e di invidia. E d'altra parte, il trafiletto della stampa di Torino, da cui ho preso le mosse, raccontava di una baruffa, con un termine che oggi è un po' desueto, al Circolo di Cultura di Torino, dopo una conferenza che Piero aveva tenuto sulla rivoluzione d'ottobre, su Lenin e sull'operaismo, perché, questo lo dico pure questo per inciso, c'è una fortissima, quasi incandescente attenzione ai fatti russi degli anni, della fine degli anni 10, che è anche un po' incongrua rispetto al liberalismo professato, no? Cioè è una di quelle contraddizioni strane per cui lui vede nella fabbrica, nel movimento operaista, l'unica forse possibilità di redenzione di un popolo, e questo naturalmente lo fa partecipare a certe giornate del 20 con grandissimo entusiasmo, quando appunto, no, in qualche modo gli operai esistono palpabilmente come forza politica. E però dicevo che questa baruffa era stata determinata da qualcuno che in una situazione come questa aveva evidentemente mosso alcune obiezioni, si era molto accesa la discussione, e da quello che ho ricostruito Piero andò a casa quella sera, perché c'erano trovato qualche testimonianza che diceva che era abbastanza afflitto da quello che era successo in quella serata, perché qualcuno gli aveva fatto evidentemente qualche obiezione molto forte. Ho immaginato che alla fine di quella sera, una sera come questa, ma 100 anni fa, qualcuno potesse aspettarlo fuori per parlargli, e mi sono immaginato uno della sua stessa età che ammirandolo e nello stesso tempo un po' temendolo non avesse nemmeno il coraggio di dirgli niente e lo vedesse andar via sotto i portici nella nebbia, no? Sparire. Questa è stata la molla, no? Se volete, generativa di un processo romanzesco. Però quando tu dicevi, anche prima che cominciassimo l'incontro, è sfuggente, ecco, io ho avuto sempre questa sensazione che ci fosse in lui qualcosa dell'angelo con la spada di fuoco, del giansenista, o se volete del luterano pure, perché c'è appunto in quel protestantismo, no, un'idea di rigore, di abnegazione, di intensissimo lavoro che diventa perfino autodistruttivo, cioè c'è in lui una componente, se volete, autosabotante, perché come in certi artisti della disperazione, la tensione conoscitiva e fisica che Gobetti manifesta nelle sue lettere dopo giornate che duravano 15 ore di lavoro, vi dico una frase che vi farà sorridere, ma in realtà è abbastanza disperante e disperata: quando sente che gli occhi a un certo punto alla fine della giornata bruciano, stanno cedendo perché ha dedicato ore alle lettere, alla corrispondenza, ai saggi, alle riviste, alla tipografia, e dice però se uno abitua gli occhi a non cedere, essi non cederanno, ecco, lì senti proprio la tensione superomistica, no? Quasi nicciana, che comunque aveva infiltrato le menti di quella generazione, tutte. E quando si dicono tra amici, l'avrei letto in mille testimonianze, no? Camminano per il lungo Po e uno dice a un altro: se adesso con la forza della volontà io volessi andare di là dal fiume, io se veramente lo volessi, se intensamente lo volessi, ci riuscirei. Ecco, questo tipo di burla tra amici, però è sintomatica, no? Di questo carattere luterano calvinista, di una sorta di rigore morale che poi eserciti quasi distruttivamente su te stesso, perché devi metterti alla prova, e l'unico momento che vedo di cedimento rispetto a questo è proprio in quel commiato, quando lui andando via da Torino dice: non voglio che la mia vita somigli a un piano, alla rigida esecuzione di un piano. È come se lì facesse un po' autocritica, no? Perché parla del tumulto degli affetti, della necessità di lasciare spazio a tutto questo, quasi che dovesse un po' recedere rispetto all'intensità della passione intellettuale. Nel momento in cui se ne va si sente evidentemente molto fragile, no? Però è anche uno che, quando poi leggete l'epistolario con Ada, per quello vi dicevo che è bellissimo, perché è anche goffo e anche pieno di tenerezza, e se Ada da un lato è la ragazza innamorata che gli parla di progetti di vita, delle sue passioni, Piero comincia le lettere con: cara Ada, immaginate due fidanzati, e un fidanzato che ti scrive una lettera che comincia così: cara Ada, il concetto che Croce dà dell'intuizione, cioè tu dici vabbè, e la lettera intera era una lezione su Croce, sul concetto che Croce dà dell'intuizione. Allora io dico, no, questo lo dico sorridendo perché mi ha molto intenerito, che Ada rinunciasse addirittura
alla passione per la musica in fondo, no? Per votarsi a una causa comune. È una ragazza che davvero vede in lui un faro, un modello, e quindi si crea un sodalizio che è intellettuale ed emotivo allo stesso tempo. Però dico pure, arrivo di nuovo alla questione romanzesca della sfuggevolezza del personaggio, del suo essere sfuggente, che davvero al fondo, forse vale per ogni creatura, non discuto, c'è una frase di Hofmannsthal che è definitiva su questo, che dice che quando un uomo muore porta con sé un segreto, come gli sia stato possibile spiritualmente vivere. E io credo che sia vero per tutti noi questo, come ci sia stato possibile spiritualmente vivere, laicamente, proprio il mistero del fatto che siamo rimasti in vita da un punto di vista psicologico, non fisico evidentemente, morale per l'appunto, di forza e di energia psicologica. Bene, però nel caso di Piero, quando tu ti accorgi che il primo tiranno, in qualche modo, di se stesso è lui, cioè è uno che costringe se stesso costantemente a mettersi alla prova e ad arrivare a un punto parossistico, no? Dove l'equilibrio potrebbe a un certo punto precipitare. Ha una crisi molto violenta a un certo punto, no? Come ricorderai, prima degli anni 20, c'è un momento di disperazione forte che emana dalle lettere, per questo vi dico sono molto belle, perché in certi momenti si scopre anche una sincerità. Lui è quello che in spiaggia, mentre gli altri si azzuffano nella sabbia, legge Vilfredo Pareto in accappatoio. Quindi comunque capite che in ogni caso... tra l'altro c'era una cosa che non so se poi è vera, ma fa anche questa un po' sorridere. Quando si riunivano in casa di Piero, dei genitori di Piero, in via 20 Settembre, a leggere Kant tra studenti universitari, lo facevano alle 5-6 del mattino, che tu dici per quale motivo devi riunirti alle 5-6 del mattino a leggere Kant. E pare che li chiamassero un po' per scherzo l'Accademia dei Patiti, ma non perché fossero appassionati, ma proprio perché erano un po' esangui, un po' smunti. Quindi questo aspetto qua che ci fa sorridere, però c'entra con quella sfuggevolezza, cioè volevo chiudere su questo, su quel mistero. A un certo punto tu t'accorgi che ha delle risorse morali appunto incredibili, anche se poi si è un... non voglio essere blasfemo qua, perché è molto delicata la questione, si è troppo insistito nella costruzione, se volete, dell'eroe, della proto-resistenza, su quanto impatto hanno avuto gli agguati che lui ha subito rispetto alla sua morte. Che cosa voglio dire? Che si legge ancora oggi, se cercate in internet, che Gobetti è morto perché è stato aggredito dai fascisti. Non è esatto, nel senso che è stato fatto oggetto di un paio d'agguati anche abbastanza pesanti. Ce n'è uno che viene raccontato da testimoni come piuttosto duro, e tra l'altro l'unico film in cui si vede, uno dei pochi film in cui si vede Gobetti come personaggio, è proprio Il delitto Matteotti, e lì si vede un Gobetti giovanissimo, insomma molto infervorato. Però la testimonianza che ci restituiscono di questo agguato è che lui fa le scale di corsa, ne parla pure lui, lui ne parla però in modo tronfio, dice colpi dati, colpi ricevuti. In realtà pare che ci abbia avuto uno sbocco di sangue davanti a sua madre, no? Che ovviamente era atterrita, quindi comunque c'è stato questo aspetto della violenza molto forte. Ma la sua salute, quando arriva a Parigi, era compromessa anche per altre vie, era profondamente fragile, e infatti la tubercolosi, la tisi, quello che è, una forte polmonite. Lui aveva dei problemi cardiaci. Che hanno fatto cedere il cuore, che hanno fatto cedere il cuore dopo uno scompenso polmonare. Però dico che è chiaro che quegli agguati hanno avuto un peso, ma non sono stati causa diretta della morte. Ma non è che lo sto dicendo per cavillare, sto dicendo perché al di là del momento più drammatico, quando la tipografia viene data alle fiamme, quando le minacce sono sempre più forti e lui decide appunto di andare a Parigi e da lì ricostruire la sua vita intellettuale, in realtà nella quotidianità di Piero c'è questo punto sempre di tensione verso il parossismo. Come se abituare gli occhi a non cedere, intensamente votarsi alla vita intellettuale, dimostrando innanzitutto a se stessi di poter essere all'altezza degli obiettivi che ci si dà. Lui fa programmi continuamente, programmi di saggi che deve scrivere, di lettere a cui deve rispondere. È un continuo, è come uno scadenzario che lo avvolge continuamente da quando ha poco più che 16 anni, 17. Ecco, in questo dico, e concludo su questo punto, è sfuggente, come sono sfuggenti quelle anime di artisti la cui vocazione non solo è precoce, ma è anche totalizzante, è anche integrale. E in questo senso una biografia forse non riuscirebbe comunque, per quanto ben fatta, a restituire questa parte così misteriosa dell'identità di un essere umano. Cioè, perché sei così? E in questo senso vi dicevo che poi allora hai l'alibi nel romanzo di poterti inventare delle cose e di far chiedere quello che ci stiamo chiedendo in questa sede a un personaggio di finzione. Perché quello che io ho fatto in Mandami tanta vita è che mi sono inventato tale Moraldo, che a un certo punto
prova a inseguire, a pedinare Piero, ma perché a un certo punto si chiede: ma perché io non sono come lui? Perché non riesco a essere come lui? Solo che non voglio farvi gli spoiler che nessuno accetta, perché è assurdo, ma in ogni caso qua la vita la conoscete com'è, la vita di Gobetti. Ma quando il mio personaggio legge sul giornale che Gobetti è morto, escono dei trafiletti anche abbastanza sbrigativi all'indomani della morte, come ben sai, beh, a un certo punto viene quasi colto da un sollievo, no? Perché è come se dicesse a se stesso: ma se essere come lui significa questo, allora tanto vale non esserlo. Ecco, dico che questo tema della natura sfuggente, psicologica, morale, sfuggente di Gobetti, io l'ho sentito molto forte, quindi non solo te lo confermo, ma mi sembra che veramente sia qualcosa che scavalca, e torno a quello che dicevi all'inizio, ti ripasso la parola, credo ormai per le conclusioni, si salda circolarmente a quell'inizio in cui dicevi non è solo politico. Perché, e faccio quest'ultimo davvero esempio che per me è stato sconvolgente, quando ho cercato di ricostruire l'ultima settimana di vita. E come sai, non era facile perché le fonti erano molto parziali. Va a Parigi, ve la faccio il più breve possibile, trova una stanza, anzi gli amici gli trovano una stanza piuttosto squallida che lui trova molto brutta, e allora chiede di essere spostato, e gli trovano una stanza vicino ai giardini del Lussemburgo, dove lui scrive: mi sento meglio, sto un po' meglio, che è terribile in realtà perché gli manca una settimana o poco più. E infatti poi viene ricoverato alla clinica del Bois de Boulogne, dove muore. Nell'ultimo segmento, nell'ultima settimana di vita, l'agenda su cui appunta, diciamo così, gli impegni giornalieri ha una parola ricorrente, che è la parola malato. Malato, 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 come se dovesse appunto avere lui il suo alibi in fondo, no, per non fare, ma è, d'altra parte è preso da crisi di tosse fortissime. Un giorno, credo il 7 febbraio del 26, se ben ho ricostruito, si alza nonostante le raccomandazioni dei medici e va al Louvre. Allora io questa cosa vi dico, non abbiamo niente più che questo, è solo un indizio che lui a un certo punto, credo il 7 febbraio del 26, si alza dal letto, si mette un cappotto e nonostante la sua salute sia veramente, veramente compromessa, va al Louvre. Che cosa abbia visto al Louvre non possiamo saperlo. Lì mi sono inventato, ma è stato proprio un'invenzione di sana pianta, che si va a vedere dei quadri di Thomas Gainsborough che ci sono al Louvre perché stava studiando quel pittore. Ma non è questo il punto. Capite con quanta tensione, questa extra politica mi verrebbe da dire, vive la sua vita uno che, nonostante le sue forze siano ormai al lumicino, si alza dal letto per andare al Louvre. E mi ha fatto venire in mente un episodio della Recherche di Proust, forse uno dei più belli in assoluto, devo dire che l'ho un po' mutuato da Proust, e qualcuno di voi ricorderà, è la morte di Bergot, quando uno scrittore che sente di essere sul punto di morire va a vedere la veduta di Delft dopo la pioggia di Vermeer, perché decide che prima di morire deve vedere per l'ultima volta quel quadro, che è una cosa che a me commuove molto, perché penso che entri dentro quella dinamica dell'ultimo desiderio che quando ce lo chiedono anche un po' per scherzo non sappiamo pronunciare, no? Che cosa faresti se sapessi che muori domani facendo tutti gli scongiuri? Ma non lo sai, forse non ti viene in mente neanche cosa faresti. Ecco, lui in fondo è come se si fosse risposto rispetto alle forze che aveva in quel momento: vorrei vedere la bellezza. E questo mi è sembrato così enorme come gesto, no? Che davvero conferma quell'essere sfuggente e misterioso di un essere umano, di una creatura, no? Che ha sempre trattenuto gli affetti, per cui le sue pagine, anche quando fanno parte dell'epistolario privato, hanno pochissimi momenti di svelamento radicale. Solo quando prova a scrivere una sorta di autobiografia narrativa e parte dalla sua prima infanzia, però la interrompe, no? Racconto interrotto, per l'appunto, con questo bellissimo titolo redazionale, racconto interrotto, lì senti che c'è proprio un'autoanamnesi, un'analisi profonda di certe chiusure, di certe paure anche probabilmente, di un senso di inadeguatezza, di timidezza profondo. Però per tutto il resto della sua vita, questo votarsi all'esterno, alla vita pubblica, alla vita impegnata, alla vita intellettuale, sembra effettivamente nascondere un segreto, un mistero. E questo mistero è impalpabile, ma anche non stanabile. Non credo che una biografia potrebbe effettivamente rivelarlo. Ma io credo che siamo alla chiusura, non so quali siano i tempi. Raccolgo quest'ultima, una delle sollecitazioni fra le sollecitazioni di Paolo, e dico la mia chiusura, poi lo lascio suggellare la serata, essendo lui il curatore di questo libro.
proprio su questo filone dell'immaginazione, a me piace pensare che al Louvre, tra le altre cose, Piero Gobetti ricordi una visita fatta in precedenza con Ada, quando incontrò Felice Casorati. E c'è una testimonianza di Barbara Allison, dopo la guerra sale a Pavarolo, dove era la dimora estiva di Casorati, rievocano Piero Gobetti e Casorati si domanda, si chiede, mi domando spesso chi sarebbe, che cosa farebbe oggi Gobetti in quest'Italia, e dantescamente si risponde: forse sarebbe egli il nocchiero.